Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo nella Sala della Regina, disegnata da Ernesto Basile, l'architetto siciliano che firmò i progetti sia per l'adeguamento di Palazzo Montecitorio, sia per la realizzazione della nuova Aula Parlamentare, inaugurata nel 1918. Qui, nel 2018, in occasione del centenario della prima seduta della Camera nel nuovo emiciclo, abbiamo allestito una mostra dedicata proprio al lavoro di Basile. Grazie ai preziosi documenti custoditi dall'Archivio Storico di Montecitorio e a quelli dell'Università degli Studi di Palermo e dallo stesso Archivio Basile, i visitatori hanno potuto ripercorrere l'attività di ricerca, preparazione e realizzazione svolta dall'architetto palermitano per l'ampliamento e la ristrutturazione di Palazzo Montecitorio. Un'opera che si rese necessaria per rispondere al meglio alle esigenze dei parlamentari e per garantire il buon andamento dei lavori. Da oggi tutti i materiali esposti in quella speciale occasione sono disponibili online, le immagini di arredi e oggetti, le planimetrie, i disegni. Quella di Basile è infatti la nuova mostra virtuale della Camera. Si tratta di una delle iniziative che, in un momento come quello attuale, in cui è stato necessario sospendere visite ed eventi, abbiamo voluto avviare per mantenere aperte le porte di Montecitorio e per tenere vivo il rapporto con i cittadini e far conoscere la storia di questo luogo e gli spazi in cui si svolge l'attività politica e istituzionale del nostro Paese e che è dunque il luogo in cui si svolge la nostra democrazia, la casa di tutti gli italiani. Come con il recente lancio del portale arte.camera.it, anche con la mostra su Ernesto Basile, l'obiettivo è valorizzare l'immenso patrimonio storico, documentale e artistico della Camera e renderlo facilmente accessibile a tutti, con l'auspicio di poter riprendere presto tour guidati ed incontri, mostre ed altri eventi aperti alla partecipazione del pubblico. Per visitare la mostra sui progetti di Ernesto Basile potete collegarvi al sito della Camera dei Deputati e per approfondire l'opera e la figura dell'architetto siciliano potete ascoltare ora le parole del dottor Paolo Massa, sovrintendente dell'Archivio Storico della Camera dei Deputati. Alla data del 20 novembre 1918, l'agendina tascabile dell'architetto Ernesto Basile reca un'annotazione in carattere maiuscolo. Ore 14, inaugurazione dell'Aula di Montecitorio. Si trattava di un appuntamento importante dopo 10 anni almeno di lavoro assiduo a Roma. Ma quell'evento si collocava in un clima nazionale reso euforico dalla conclusione vittoriosa della guerra, al punto che anche nel resoconto parlamentare della seduta non si legge che un riferimento molto scarno, la seduta ha luogo nella nuova aula. Eppure questo riferimento racchiudeva una storia destinata a diventare patrimonio di memoria nazionale. Una storia da raccontare attraverso i documenti conservati all'Archivio Storico della Camera dei Deputati, al Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo e nell'archivio privato degli eredi Basile, da cui appunto proviene quella piccola agendina da cui inizia questo racconto. Nel poco tempo a disposizione, fra il luglio e il novembre 1871, l'ingegnere Paolo Comotto del Genio Civile riuscì ad allestire nel cortile interno di Palazzo Montecitorio un'aula per i lavori della Camera dei Deputati che alcuni anni dopo, nel 1881, Francesco Crispi definì una casa di legno coperta di tela e di carta. Queste caratteristiche evidenziarono subito i limiti di quell'aula, fredda d'inverno, al punto che i deputati furono autorizzati a tenere il cappello in testa durante i lavori parlamentari, e calda d'estate, e da questa calura trasse origine l'omaggio che tuttora ogni anno la stampa parlamentare fa al Presidente della Camera con la cerimonia del ventaglio. Riguardo alla costruzione di una nuova aula, con la minor spesa possibile si era raccomandata all'Assemblea, il dilemma da risolvere era se rimanere a Palazzo Montecitorio oppure costruire addirittura un nuovo palazzo per il Parlamento nazionale che sarebbe dovuto sorgere nell'area di Largo Magnanapoli a Roma, prevedendo addirittura 3 aule, una per la Camera, una per il Senato e la terza per il Re in Parlamento, secondo il dettame dello Statuto Albertino. Inizialmente si era orientati a procedere con un concorso, ma dopo alterne vicende, nel luglio del 1902, il ministro dei lavori pubblici Nicola Valenzano fu autorizzato a scegliere lui.
e nacque così la designazione del palermitano architetto Ernesto Basile, che all'epoca godeva di fama e reputazione incontrastata. Il progetto di Ernesto Basile offriva una soluzione originale al dilemma se rimanere a Palazzo Montecitorio o costruire un nuovo palazzo. All'edificio preesistente della Roma berniniana se ne sarebbe saldato uno ben più monumentale, a forma di cubo, con incastonata al centro la nuova aula di riunione per l'Assemblea della Camera dei Deputati. Il progetto prevede davanti e dietro l'aula due ambienti monumentali, collegati dai corridoi laterali, diventati famosi nel lessico parlamentare. Uno è il corridoio antistante agli ingressi dell'aula, il transatlantico, così chiamato per le rifiniture in legno e i lampadari fissi previsti nel progetto Basile, che ricordavano quelli delle navi transoceaniche dell'epoca, per cui pure aveva lavorato sia lui che lo studio Ducrot. Dietro l'aula un altro ambiente monumentale, noto come la Corea, ecco, trae origine, probabilmente non ci sono documenti che possano comprovarlo, dalla vecchia, diciamo, area di aggregazione della cittadinanza romana, che era all'interno del mausoleo di Augusto, chiamato Anfiteatro Correa o Corea. Ecco, ripeto, non ci sono documenti, però è presumibilmente questo, interpretato da sempre alla Camera come luogo di aggregazione. Dopo gli espropri e le necessarie procedure amministrative, il cantiere di Montecitorio prese l'avvio nel 1908. Che forma avrebbe dovuto avere l'aula parlamentare una volta trasferita alla capitale a Roma? Il 23 dicembre 1870, in occasione dell'ultima seduta della Camera a Firenze, fu avanzata la proposta che, una volta trasferita alla capitale a Roma, l'aula avrebbe potuto avere, si diceva all'epoca, forma quadrilunga, cioè rettangolare, sul modello dell'aula della Camera dei Comuni inglese. Ma il resoconto parlamentare registra al riguardo un commento laconico: vivissima ilarità. Si optò quindi per la forma ad emiciclo, il cui significato politico era stato, oltre che architettonico, era stato già verificato a Torino, a Palazzo Carignano. L'equilibrio dell'intera composizione visiva dell'aula di Montecitorio si deve in realtà al talento di tre geni italiani, di tre artisti che per singolare coincidenza provenivano dalle tre parti del nostro paese. All'architetto palermitano Ernesto Basile si aggiunse il pittore romano Giulio Aristide Sartorio, autore del fregio che circonda l'aula, e lo scultore torinese, piemontese, Davide Calandra, autore del bassorilievo di bronzo che campeggia dietro il banco della presidenza. Nella fusione simbolica dei talenti di questi artisti sembra di poter leggere idealmente un richiamo all'unità nazionale e alla forza inclusiva delle istituzioni parlamentari. Nel progetto per Palazzo Montecitorio, Ernesto Basile espresse tutte le proprie potenzialità creative, spaziando, secondo i dettami del Liberty, dalle opere strutturali fino ai dettagli più minuti degli arredi, dei pavimenti, delle finiture in legno, dei soffitti, dei ferri battuti. Un esempio di questo suo modo di essere architetto integrale si legge nel mobilio degli ambienti di lavoro, quindi più severo nelle linee più austere per tavoli, sedie, per lasciare più spazio alla creatività floreale tipica del Liberty. Se ne trova un esempio in questo posacenere, in cui dall'intreccio floreale della base in ferro battuto sboccia come una corolla calda di lucido ottone il piatto che lo sormonta. Un altro esempio del carattere innovativo dell'ideazione di Ernesto Basile è dato da questo modello di poltroncina, di cui per l'epoca si scopre la valenza innovativa quando si ha modo di constatarne le potenzialità dinamiche. Ancora una volta, bellezza e funzionalità si fondono in una perfetta armonia.